Vi starete comunque sempre chiedendo di cosa si parla a questi eventi. Benissimo, ok, siete bravissimi, avete delle aziende che funzionano, avete da insegnarci qualcosa, ma di cosa parliamo? Beh, ragazzi, è molto semplice. Si parla di quelle che sono le fasi essenziali per un business: programmare, controllare. Quando parlo di programmare mi riferisco sia al marketing strategico che alla parte di finanza. Quando intendo controllare mi riferisco sempre al marketing e alla finanza. Questi sono i nostri due cavalli di battaglia perché sono la parte essenziale nella gestione della vita di un'azienda. Molti si staranno chiedendo, perché avranno letto i miei libri, ma tu sei uno scienziato della mente, perché parli di marketing strategico? Signori miei, il marketing è qui. Il cliente perché sceglie un prodotto anziché un altro, un servizio anziché un altro? È qui che si agisce nelle menti delle persone. Quindi Quindi, proprio per chiaramente, questo, perché sono uno scienziato della mente, posso parlare di marketing strategico. eh sì, chiaramente ogni processo di scelta è un processo, non è una singola azione, è un processo. Immaginate quanti passaggi, quante fasi ci sono. Guardo, ho bisogno di rivedere, devo colpire la parte inconscia. C'è una serie di passaggi che soltanto uno scienziato della mente può avere sotto controllo, programmare e controllare. Quindi vado ad impostare delle strategie di partenza iniziali, e qui fermami se sto È sbagliando, corretto. ma devo anche controllare, perché devo controllare se effettivamente il messaggio è risultato sufficientemente efficace. Poi l'aspetto della finanza, e tu sei lo scienziato numero uno su questo tema. Per me è il più preparato sulla finanza aziendale. Non ce n'è, anche se sono persone sicuramente più famose e molti più rinomati, ma nessuno è entrato in aziende in perdita di centinaia di milioni, di migliaia d'euro, scusate, e le ha risanate in soli 6 mesi. Questo è Angelo Maria Riccardo Venditti. Ti Prima o ringrazio. poi racconterai a tutti